Signore Gesù, Figlio prediletto del Padre, Kyrie eleison. Cristo, speranza delle genti, Christe eleison. Signore, Principe della pace, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
il mondo intero e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La sapienza fa il proprio elogio, indi lo trova il proprio vanto. In mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la porta. Dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. In mezzo al suo popolo viene portata nella Santa Assemblea, viene adorata. Nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: allora il Creatore dell'universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prende l'eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creata, per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa, davanti a lui ho ufficiato, e così mi sono stabilita in filo. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare, e in Gerusalemme il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso. Nella porzione del Signore la mia eredità, nell'assemblea dei santi ho preso dimora. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha dimostrato le barre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Il Verbo ti è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Il Verbo si è fatto carne, la porta la sua dimora. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Il Verbo si è fatto carne, e ha posto la sua dimora. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli di Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificato nel Figlio amato. Perciò, anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente avendo grazie per voi, ricordandovi nel mio preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farti comprendere a quale speranza vi ha chiamato, quale
la sua eredità tra i santi. Parola di Dio. Subito dopo
cose di Fagliano che spero lasciate fino al battesimo di Gesù, esattamente tra una settimana, domenica prossima. Abbiamo modo di starci dentro e di vedere questo Gesù che non è solo, anzi, non è per niente una statua o una raffigurazione mentale, ma è soprattutto una presenza che chiede di essere riconosciuta dentro la vita di ciascuno di noi. Abbiamo vite e storie diverse, eppure in ciascuna delle nostre vite, delle nostre storie, il Signore sta disegnando un'opera di amore che dura per l'eternità. È un'opera, ciascuno di noi, che si mette in connessione con gli altri e in connessione con Dio. Abbiamo ancora una settimana per riflettere su cosa significhi essere andati col cuore, con la mente e spero anche con la volontà alla grotta di Betlemme per vedere questo bambino Dio fatto piccolo per noi. Oggi il Vangelo, che è lo stesso, come ricordate, del giorno di Natale, della messa del giorno, non quella dell'aurora della notte, ci invita a guardare a Natale dal punto di vista di Dio. Dal punto di vista dell'uomo, vediamo le narrazioni di Luca e Matteo, che ci raccontano la Vergine Maria che partorisce, il bambino che viene avvolto in fasce nel posto della mangiatoia, i pastori che arrivano. Matteo ci racconterà dei magi e poi della fuga in Egitto. Questo dal punto di vista dell'uomo. Dio si è fatto uomo. Ma questo brano, così difficile apparentemente, ci mostra il Natale dal punto di vista di Dio. Ed è un Natale eterno. È un Natale eterno. Perché da sempre e per sempre il Padre genera il Figlio e poi invia a noi facendosi uomo per sempre. E come ha ricordato oggi nell'Angelus Papa Francesco, questa incarnazione del Figlio di Dio diventa per noi eterna. Gesù non prende la natura umana per poi deporla nel momento in cui torna al Padre, la porta con sé nel vortice di amore della Trinità. Ma queste letture ci invitano a fare un passo indietro e a vedere come questo Natale, dal punto di vista di Dio, viene espresso fin dall'Antico Testamento con un'immagine particolare che è quella della sapienza. Abbiamo ascoltato nel libro del Siracide. A un certo punto Israele sente nel suo cammino che tutto il suo percorso, dalla chiamata di Abramo, alla chiamata di Mosè, alla liberazione dall'Egitto, all'attraversamento del Mar Rosso, al dono della legge sul monte Sinai e poi verso la terra promessa, lunghi secoli, anche purtroppo di mancate risposte da parte di Israele, ma tutto è stato guidato da una sapienza che è emanazione di Dio. Emanazione di Dio. La sapienza che infonde la sua parola, che diventa comandamento, o meglio, nell'ebraico Torah, insegnamento di vita. E infatti, secondo i testi biblici, la sapienza che siamo chiamati ad accogliere non è tanto sapere qualcosa delle nozioni, ma sapere vivere, sapere relazionarci, imparare a guardarci nella nostra dignità che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza, e imparare ad attendere da Dio un dono grande che dà il senso alla nostra vita. Questa parola difficile, verbo. E qualcuno scherzava, no? Il principio del verbo, poi venne il complemento oggetto. Qualcuno scherzava, le battute di Zelig o di altre cose, no? Perché verbo? Verbo è la parola per eccellenza, ma potrebbe essere anche tradotta ragione, senso, significato. Il principio era il significato, quello che cerchiamo ognuno di noi nella propria vita, nelle proprie storie di amore. Qual è il senso di questa storia? Non ascoltiamo Vasco. Qual è il senso di questa storia? Perché andiamo sempre a cercare un senso alla nostra storia. E anche qualora non fosse, qualcuno dicesse non c'è senso, sarebbe un senso. Allora,
andiamo alla ricerca, abbiamo bisogno dell'acqua perché l'acqua esiste, abbiamo bisogno di un senso perché il senso esiste. Allora Giovanni Evangelista, tanti anni dopo la nascita, morte e risurrezione di Gesù, riflette, potremmo dire noi, sul Natale e vede il suo aspetto eterno. In principio era il Verbo, il Padre ha generato, la sua parola era data al mondo, finché non ha semplicemente dato una parola e una sapienza effusa, ma ha voluto che questa sapienza diventasse uomo. E allora non è diventata semplicemente comandamento, ma grazia, cioè presenza operante, presenza che bussa alle tue porte, perché si è fatta come te, perché ha preso la tua umanità, perché ti sta vicino e ti chiede ogni volta di convertirti, di accogliere il suo amore, di settare il tuo cervello secondo il modo di guardare e di pensare e di amare Dio. Questo, la grazia. E allora davvero Giovanni può dire alla fine di questo brano che la legge fu data per mezzo di Mosè ed è stato il primo passo, importante, necessario, insostituibile. Ma adesso c'è la grazia, cioè la presenza del Dio bambino, del Dio fatto ragazzo, uomo, del crocifisso per noi, del risorto, dell'asceso al cielo che vedo i suoi apostoli. Io rimango con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. E allora ecco il Natale dal punto di vista di Dio. E queste parole così forti che ci invitano a guardare quel progetto dall'inizio, dal principio, da parte del Padre, di farci suoi figli, ci ha predestinati a essere suoi figli e lo ha realizzato attraverso il suo Verbo, figlio unigenito, lui che è Dio, che si è fatto uomo per noi, rendendoci figli nel figlio, in lui. Insomma, Dio non ragiona con gruppi chiusi, Dio ragiona con un amore inclusivo, un amore che crea e include. Più siamo nella logica di Dio e più c'è festa, e più c'è completezza, più c'è pienezza. Per questo che noi cristiani dovremmo bussare al cuore di ogni uomo e dire vieni con noi. Riconosci questo dono che ci è stato fatto. Siamo figli, figli! Che significa questo? Cosa mi cambia la vita sapere che sono figlio di Dio? Secondo alcuni niente. Ma se accogli lo Spirito che ti è stato dato, perché se sei figlio, sei erede dello Spirito, cioè dell'amore che procede dal Padre e dal Figlio, capisci? E nel corso di quell'opera che è la tua vita, comprendi che nulla lasciato al caso, che tutto viene preso da Dio e reso possibilità di maturazione, di crescita, di ulteriore dono di vita da te agli altri. Persino i tuoi errori, persino le tue cadute possono essere esperienza di resurrezione e dono per gli altri. Ogni nostra vita come figlio di Dio, come figli di Dio, è connessa agli altri. Ed è questa logica che il Signore ci chiede di accogliere nella nostra povertà, nella nostra difficoltà, per essere luce e non tenebre. Questo è anche un aspetto importante di questo brano, il prologo di Giovanni, come abbiamo ascoltato, luce che splende e che le tenebre non accolgono, tentano di sconfiggere ma non vincono. E allora lo chiedo a me e lo chiedo anche a voi: vogliamo essere luce che è già stata seminata in noi per il battesimo, che lavora in noi per sfavillare sempre di più, o preferiamo essere tenebre? Lo chiedo anche a chi si è collegato con noi, luce o tenebre? Perché la scelta va fatta, la scelta si impone, no? Non è che possiamo essere metà e metà, un po' l'acqua santa, un po' il diavolo, no, è una scelta che bisogna fare, altrimenti non sei felice. Anche perché, come abbiamo detto all'inizio di questi giorni, più cerchiamo di stringere la vita per ottenerne qualcosa, per farne tesoro, per coprire le nostre insicurezze, per illuderci di qualcosa, più le cose materiali o le cose umane del mondo ci sfuggono. Più rincorriamo la crescita economica, più la crescita economica ci sfugge. Ci vorrà dire qualcosa.
più vogliamo e più ci sfuggono le cose, più vogliamo essere amati e magari facciamo carte false per essere amati, più ci rendiamo conto di essere soli. Vorrà dire qualcosa. Questa è la salvezza che Dio ci dà, fratelli e sorelle. Come cristiani non possiamo nascondere il sole con un dito, o nasconderci noi dietro un dito pensando di non essere visti. Come cristiani abbiamo il dovere di prendere sul serio, con la totalità, questo dono che ci è stato dato, di una salvezza che non rimane carta scritta, ma che è viva in mezzo a noi per il dono di Cristo presente in noi dallo Spirito, per l'azione del Padre che è sempre azione di misericordia e di ripresa della nostra vita, di rilancio della nostra esistenza. Scusate, come al solito parlo sempre troppo. Allora, testimoni di questo, così come Giovanni Battista ci dice in questo brano, è venuto a prendere testimonianza alla luce. Oggi ci vediamo un altro testimone. Sapete, vero? Non sembra essere molto conosciuto questo San Giuseppe Maria Tomasi, però se noi guardiamo attentamente, era, noi di solito pensiamo che nel passato si facevano preti, frati e suore il secondo, terzo, quarto genito di una famiglia nobile, no? Allora, perché non si riusciva a dare un ducato a tutti, il primo figlio del duca era principe, il duca, ma con tutti gli altri, o in convento, a fare la guerra, i guerrieri, carriera militare, eccetera. San Giuseppe Maria Tommaso era il primo della famiglia. Lui sarebbe stato il conte di Palma e principe di Lampedusa. Lui era il figlio primogenito. A un dato momento già da ragazzo si sente chiamato e non va a seguire la carriera ecclesiastica, va in un ordine religioso, i Teatini, a Palermo. Vuole una vita di lavoro per la Chiesa nell'ascondimento dell'umiltà. Però è un giovane dotato e allora comincia a studiare, va fino a Roma, studia in diverse città, per cui anche la mia Modena. A Roma si mette a studiare presso i padri Teatini, particolarmente la Sacra Scrittura, imparando l'ebraico da un certo rabbino, addirittura un rabbino, Mosè di Cave. Un rabbino che si chiamava Mosè. Impara l'ebraico, studia la Sacra Scrittura, la Bibbia, e studia anche la liturgia. Passano gli anni e allo studio mette insieme anche la carità, giorno per giorno, in una Roma del suo tempo, tra la seconda metà del 600 e i primi anni del 700, che è in balia di tante difficoltà, tra cui anche esondazioni del Tevere, estrema povertà in alcune zone di questa città, e lui va. E tra l'altro incontra anche un nostro confratello, di cui celebriamo anche noi anche quest'anno il Giubileo, il Beato Angelo Paoli. Insieme si recano spesso all'ospedale di San Giovanni Laterano, lì dove c'erano dei malati, che però non vengono assistiti anche nella refezione. C'erano dei volontari, persone pie, che andavano a portare a mangiare e a curare questi malati. Era un luogo che non aveva poi tutta questa grande assistenza in quel tempo. E Giuseppe Maria Tomasi, Angelo Paolo e altri vanno per nutrire, curare, per stare vicini. E così tante altre esperienze di attenzione verso quei poveri che non erano così garantiti a quel tempo, ammesso che siano garantiti oggi, naturalmente, ammesso e non concesso. Giuseppe Maria Tomasi, grande intellettuale, addirittura precursore del Concilio Vaticano II per quanto riguarda il rinnovamento della liturgia, capace però di farsi utile con gli umili, finché non viene nominato cardinale da Papa Clemente XI, al quale già aveva dato un prezioso consiglio nel momento in cui questo Papa era stato eletto e doveva accettare o meno, si rivolse a lui addirittura tanti anni prima. Ma vivrà solo 7 mesi di cardinalato e quando va a prendere la porpora stupisce e umilia davvero tutti, perché si presenta con i suoi vestiti logori, vecchi, consumati, a significare proprio che non vuole onori, e accetta la porpora solo per obbedienza al Papa. Morirà il 1 gennaio del 1700.
113, lasciando dietro di sé un esempio forte di santità, umile ma grande. Angelo Paoli, che morirà 7 anni dopo, nel 1720, fu chiamato a testimoniare al processo di beatificazione che iniziò da subito, ma si concluse nel 1803, quindi un bel po' di tempo dopo, con la beatificazione. E Angelo Paoli disse che davvero San Giuseppe Maria Tomasi era un religioso perfetto, perché il bene lo faceva in 3 modi: prontamente, facilmente e gioiosamente. Pensiamo ai santi come dei politotti, no? Persone chiuse. Dice, la santità è gioia. La santità davvero, per come anche Giuseppe Maria Tomasi l'ha vissuta, nel rapporto con tutti, sui libri e insieme agli altri, guardando negli occhi il prossimo, specialmente i più poveri, diventava gioia, diventava serietà, ma anche gioia e profondità di rapporto. In noi davvero vediamo un uomo che ha dato tutto se stesso, che ha fatto una scelta all'inizio, un po' come un San Francesco del 600, se vogliamo. Lascia tutto e segue il Signore, si mette al servizio della Chiesa di Dio e la rinnova dall'interno, per poter così dare a tutti la possibilità di rispondere a quella parola attraverso la liturgia e la preghiera. Non dimentichiamo, c'è una risposta che siamo chiamati a dare al Verbo della vita che si è fatto uomo per noi, la risposta della nostra preghiera. Personale e comunitaria. È il bene che scaturisce anche come atto di offerta a Dio e agli altri, il tenere nel cuore il prossimo e offrirlo a Dio, il chiedere che ci dia il Signore nella preghiera la forza per perdonare, la forza per amare, la forza per scegliere la luce e non le tenebre, la luce che ci dà la vera gioia, l'essere felici, la ragione della nostra vita, che è Gesù Cristo, Figlio del Padre, nostro fratello. Buon cammino, fratelli e sorelle. Rinnoviamo la professione di fede, pensando a quello che diciamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, primo di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, che per la nostra saggezza ci scende dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto il nostro capo, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, che il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo e il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, nel Santissimo Nome di Gesù riconosciamo le nostre fragilità e debolezze, presentando con fede e umiltà al Padre le nostre suppliche. Preghiamo insieme, diciamo, Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Per la Chiesa, pellegrina nel mondo, perché fedele al Vangelo sia segno credibile dell'amore di Dio per l'umanità, preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i rappresentanti istituzionali del nostro Paese,
perché nella testa del tricolore, ispirato dai principi della dottrina della Chiesa, confessa l'attenzione ai valori della vita, della democrazia e della libertà che abbiamo. Per i detenuti e perché anche in attesa di giudizio, perché non mandi in gloria la fortezza del Signore, luce che dirada le tenebre del mondo, apre per tutti i cammini di confessione e di pace che abbiamo. Per la nostra comunità, perché il comunale con Gesù, mite e unghie il cuore, attenta a essere loro accoglienza d'amore, preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, particolarmente per Antonio e Giuliano, il Signore accorga loro e tutti nel suo abbraccio di amore infinito ed eterno. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Dio nostro Padre, che in Cristo ci hai scelti per essere santi e immacolati nella carità, accogli la nostra preghiera e illumina gli occhi della nostra mente per farci comprendere a quale speranza ci hai chiamati. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro, in Lui
il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diede grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione con la chiesa e la tua morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, che ti convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Renda perfetta nell'amore l'unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Paolo d'Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonio e Triana e della tua
tua misericordia con tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci la tua parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Angelo Martire, San Giuseppe Maria Tommasi e tutti i santi che ogni tempo ci furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, come dei figli, diciamo insieme tutti fin dalla prima parola. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e su di terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai detto, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con voi.
20 minuti per dirvi gli avvisi per questa settimana e poi già dopo l'inizio della prossima settimana, visto che il 10, 11 e 12 ci saranno i festeggiamenti in onore di Sant'Angelo che vengono celebrati nel mese di gennaio. Domani, 4 gennaio, vedete, già ormai sin dall'inizio, ogni 5 del mese cerchiamo la memoria di Sant'Angelo. Visto che il 5 è la vigilia dell'Epifania, abbiamo anticipato, come già è successo altre volte, il giorno prima. Quindi domani alle ore 18:30 ci sarà la Santa Messa in memoria del Santo con la comunità ecclesiale di Lutera e la messa sarà presieduta da Don Filippo Cristani, che è vicario popolare di Lutera. Mercoledì 6, giorno della solennità dell'Epifania, le messe sono come da orario domenicale, quindi alle ore 11 la mattina e alle ore 18:30. A termine poi, essendo mercoledì, come ogni mercoledì per noi cattolicani è un giorno particolare che ovviamente abbiamo sempre dedicato alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, faremo la stazza alla Beata Vergine Maria con il canto del Santa Regina, la preghiera di dedicamento alla Vergine del Carmelo e concluderemo con il canto dello Scarmelli. Venerdì 8, per chi desidera, alle ore 19:30 ci sarà l'adorazione eucaristica. Domenica 10, inizio delle celebrazioni dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, Sant'Angelo. Permettetemi questa piccolissima divagazione. Abbiamo voluto invitare come carmelitani tre figure di sacerdoti che erano nella commissione per la ricognizione delle reliquie di Sant'Angelo. Siccome in questi mesi ne sono state dette di cotte e di crude, non ultimo le cose che leggo, che i carmelitani, tanto alla fine dell'anno giubilare, andranno via. Come detto ieri sera, lo ribadisco stasera, i carmelitani sono tornati dopo 28 anni per restare qui, che si dica per buona pace di tante persone che invece sperano in una nostra ripartenza e abbandono. Non è così, non siamo tornati solo per l'anno giubilare, ma siamo tornati per restare con una comunità internazionale, se no padre Adriano, padre Gerard non sarebbero stati fatti venire dal Brasile o da altre parti. Quindi siamo ben felici di essere tornati, ringrazio il provinciale e i generali che hanno voluto, prima padre Fernando, e ora padre Nicol Conil, che ci hanno chiesto di venire qui per animare questa comunità, questo santuario, non solamente in onore di Sant'Angelo, ma di scoprire tutti insieme Cristo. Allora, giorno 10, che è l'inizio dei festeggiamenti, a presiedere la celebrazione eucaristica sarà Don Giuseppe Contillo, direttore diocesano dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e delegato episcopale per la riproduzione canonica delle reliquie del Santo. Alle ore la messa sarà alle ore 18:30, mentre la messa sarà anticipata ogni giorno alle ore 18 con una lettura per quanto riguarda la vita del Santo. Lunedì 11, giorno della festa, la mattina la messa sarà alle ore 9, la sera alle 18 la lettura della vita del Santo, la lezione della vita del Santo, alle ore 18:30 ci sarà la Santa Messa solenne presieduta da Don Gregorio Lodicella, direttore diocesano del Centro per il Culto della Liturgia, e nel momento in cui c'è stata la ricognizione era custode e conservatore delle spoglie del Santo, la ricognizione canonica. Alle ore 19:30, settimana prossima, anticiperemo qualche giorno la donazione eucaristica perché proprio vogliamo concludere con la preghiera, riscoprire la preghiera in questa festa è fondamentale. Riscopriamoci persone di fede che camminano così come ha fatto Sant'Angelo proprio insieme a Cristo. E allora alle ore 19:30 ci sarà un'ora di donazione eucaristica. Martedì 12 gennaio, la giornata di ringraziamento.
sempre alle 18, narrazione della vita di Sant'Angelo. Alle ore 18:30 ci sarà la Santa Messa con canto del Tedeum di ringraziamento, e la messa sarà presieduta da Don Francesco Baldassano, che è vicerettore del seminario di Cesarea di Gento ed è notaio, era notaio della ricondizione canonica, ma lo è tuttora, perché ancora ci sono questi incarichi, non vi dico perché, ricognizione canonica della reliquia del santo. Siccome il processo di ricognizione non è ancora concluso, si concluderà nel momento in cui la Santa Sede darà via libera per poter fare anche una conferenza stampa, perché hanno dovuto, c'era anche Padre Roberto presente, hanno dovuto fare il giuramento di silenzio. Se viene meno questo giuramento, il rischio è di sanzioni canoniche molto pesanti. Quindi non facciamo che voi pindarici, quello che c'era, che non c'era, verrà detto tutto in una conferenza stampa. Quello che c'era, il contenuto, vi posso assicurare, per quello che mi è stato detto, qualcuno è venuto e dice ma c'era oro, c'era un tesoro, è stato trovato diamanti, collane d'oro, non è stato trovato nulla di tutto questo. Guardate, la società di Sant'Angelo, la società dei santi, lo diceva anche Padre Roberto, durante l'omelia, non è anche dopo la morte di coprirli d'oro, perché si rivolterebbero nella tomba, assolutamente. L'umiltà della figura del santo è fondamentale, e loro l'hanno vissuta, Angelo l'ha vissuta. Quindi sarà fatta una conferenza stampa molto dettagliata, dove chi di dovere, ci saranno presenti anche queste figure che celebreranno queste serate con noi, vi verrà detta la cittadinità antipatese quello che è stato trovato nella fattura dell'urna argentea e poi nella cassetta trovata all'interno. Vi auguro una buona serata, una buona domenica, e che Dio vi benedica, benedica voi, le vostre famiglie, e benedica il mondo intero in questo periodo molto difficile per l'umanità. Buona serata a tutti. Come tutti i catechesi, anche San Giuseppe Maria Tomasi era devoto di Sant'Angelo, ma lui in vita non ha mai potuto vedere le reliquie così come le vediamo noi. Davvero, è un grande privilegio. L'urna era stata chiusa 26 anni prima che lui nascesse, giusto? Quindi, voglio dire, cosa vogliamo? Perché penso che sia davvero un grande onore. Perdonate questa ulteriore divagazione. Ora, una preghiera, facciamo prima della preghiera finale, a Sant'Angelo proprio chiedendo la sua intercessione per la nostra vita in ogni momento. O glorioso Sant'Angelo, fratello nostro e padre nella fede, primizia di santità della famiglia carmelitana, tu che hai seguito il Signore Gesù con cuore puro e totale dedizione, intercedi per noi, per le nostre comunità, per i nostri cari, per tutta la Chiesa e per l'umanità. Tu che hai ascoltato la chiamata di Dio nella terra santa di Israele, prega affinché possiamo accogliere la vocazione che il Signore ci ha dato. Tu che ti sei affidato alla potenza dello Spirito Santo, aiutaci a vedere la fecondità di ogni nostro gesto di amore. Tu che hai sperimentato il deserto sulle orme di Gesù Maestro, intercedi affinché possiamo avere cura della nostra vita interiore, dei nostri pensieri, delle intenzioni più profonde, affinché tutto sia purificato dalla carità che tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. Tu che hai viaggiato per terra e per mare insieme ai tuoi fratelli allo scopo di annunciare la parola divina, prega affinché la nostra fede si rafforzi nel donarla e in ogni nostro gesto, scelta e relazione traspaia il Vangelo di salvezza. Tu che non ti sei sottratto alla testimonianza suprema per Cristo di fronte all'arroganza del male, intercedi perché impariamo il coraggio nella verità e nel mistero d'amore della croce di Gesù possiamo essere pronti anche noi a dare la vita per tutti. Tu che ora vivi nella gloria insieme a Maria, Vergine, Regina dei Santi e a Elia Profeta, chiedi all'Onnipotente per noi la luce per guardare al futuro di gioia eterna che il Cristo ci ha preparato nel suo regno. Sant'Angelo di Gerusalemme, di Sicilia e di Licata, carmelitano e martire,
prega per noi. Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento agisca in noi, ci purifichi dal male e compia le nostre giuste aspirazioni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con tutta la vostra vita. Andate in pace.